differenza, uno degli antidoti migliori, una delle riflessioni più importanti, a mio avviso, da sviluppare dentro di noi, da coltivare dentro di noi, è il superamento della dualità, il superamento di questa continua contrapposizione che la nostra mente tende a fare fra ciò che è bene e ciò che è male, fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fra il chiaro e l'oscuro. Questa continua, costante dualità, lotta degli opposti, tipicamente dentro di noi porta conflitto, confusione, impedendoci di vedere la realtà nella sua totalità. Prova a pensare a questo, prova a pensare ad un quadro, ad una bella tela dipinta e prova a osservarne i dettagli. Perché essi sono così belli? Molto spesso è proprio il chiaroscuro, è proprio quella parte di ombra che permette di avere profondità, che permette di avere prospettiva, che permette di avere una visione più completa e più piena di quello che stai osservando. Allora, nella vita certo che le sofferenze, le difficoltà sono qualcosa che tipicamente tendiamo ad evitare, che preferiamo ad evitare, che è anche bene evitare indubbiamente in generale, però vedi, riuscire a collocarle come parte dell'esistenza stessa, come parte integrante di essa, perché questo è il dato di realtà, allora ci aiuta davvero a riconoscerne anche l'importanza, la valenza. Prova a riflettere su quanto di buono le tante difficoltà che hai avuto nella vita fino ad oggi, che sei riuscito a superare, ti hanno lasciato. In genere sono proprio esse, sono proprio le difficoltà, sono proprio così i limiti che abbiamo dovuto affrontare che ci fanno crescere, che ci fanno diventare ciò che di buono siamo. Allora ecco, solamente superando questo dualismo, questa differenza degli opposti, che naturalmente possiamo superarli, che naturalmente possiamo andare oltre anche alla sofferenza, riuscendo ad integrarla in un percorso di senso, e che è il senso della nostra vita. Per cui ti auguro di sviluppare sempre più questa riflessione, come dicevo, di coltivarla dentro di te, di rifletterci con una certa profondità. Questo naturalmente ti aiuterà nei momenti soprattutto di difficoltà ad affrontare le sofferenze inevitabili della vita con maggiore serenità.